Questo mosaico, opera di Paolo Borghi, un artista lombardo, è realizzato da Marco Santi di Ravenna, è oggi collocato presso l'uscita della funivia di Campo Imperatore. È un'opera donata da Alfredo Paglione, gallerista milanese, però nativo di Tornareccio, quindi abruzzese, che ha inteso con questo gesto omaggiare doppiamente l'Abruzzo e il grande Papa Giovanni Paolo II. Cosa ti ricordi tu di Giovanni Paolo II? Mi ricordo, grazie al centro turistico, il 26 giugno 1993 riuscì a portare Giovanni Paolo II di fronte a questa chiesetta sul Gran Sasso d'Italia. E ci stava un'affluenza non indifferente, tanta di quella gente, una giornata stupenda, tirava solo un po' di vento perché se vedi i vestiti... Ecco, la chiesetta era stata restaurata dagli alpini, fra l'altro, quindi era proprio l'inaugurazione. Siamo contenti noi come alpini, dalla chiesetta poi ai vari riconoscimenti per il Papa, noi siamo sempre presenti, in particolar modo noi a Sergesi. È doveroso a questo proposito ringraziare l'ingegnere Beomonte Zobel e l'ingegnere Angelo De Angelis. E in più tanti altri personaggi che si sono occupati della installazione tecnica del mosaico, che Alfredo Paglione poi nell'arco degli anni fino ad arrivare ad oggi ha realizzato parecchi altri mosaici distribuendoli per l'Abruzzo. Vi parlo di episodi come il mosaico di Giovanni Paolo II a Chietine presso la chiesa del Sacro Cuore, c'è un mosaico anche presso la chiesa di Sant'Anna, poi a Tornareccio c'è un bellissimo mosaico di Maurizio Bottoni che dà inizio a una splendida via crucis realizzata tutta attraverso mosaici di importanti artisti contemporanei. Poi il 22 ottobre adesso ci sarà l'inaugurazione di un altro mosaico, sempre frutto di una donazione di Alfredo Paglione e opera di un artista contemporaneo. Quest'ultima tappa è maggiormente significativa perché Giovanni Paolo II in quest'opera rappresenta la sua figura mentre benedice l'Abruzzo e quindi è un atto di affidamento della terra d'Abruzzo, che è la nostra terra e anche quella di Alfredo Paglione, all'intercessione e alla benedizione di questo grande Papa.